Analizziamo assieme le share score MSCI Emerging Markets, IMI, UCITS, ETF ad accumulo. Buongiorno amiche e amici, sono Alessio Serio, esperto in Digital Economy e Finanza Personale e vi do il benvenuto su Finanza Personale for Dummies, dove si impara ad analizzare e gestire le proprie finanze ed infine a risparmiare. Come già detto, oggi parleremo di questo ETF che ha come ticker EIMI. È un ETF emesso da iShares ed investe sui mercati emergenti. Ma andiamo subito su Just ETF, dove faremo una veloce analisi di questo prodotto finanziario e vediamo subito che la quotazione attuale è di 27,91. Le performance da quando è nato il fondo, si parla del 2014, hanno visto una crescita del 52% del suo valore. Ha avuto ovviamente delle fasi calanti, però bene o male ha performato abbastanza bene. Da gennaio ad oggi le performance sono positive, anche se non tantissimo positive, quindi 3,36%. E parliamo, come abbiamo detto, di un ETF ad accumulazione. iShares Core MSCI Emerging Markets replica l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market IMI, che replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. Quindi, solitamente, questo fondo viene utilizzato per coprire la parte di area geografica non coperta dall'SVDA, quello che ho già analizzato in questa serie. Anzi, credo che l'ho analizzato solamente quando ho fatto vedere il piano di accumulo in un altro episodio, come ho impostato il mio piano di accumulo. Comunque, tornando all'EIMI, la dimensione del fondo è abbastanza buona, oltre i 15 miliardi. È l'indicatore sintetico di spesa, quindi il TER, è dello 0,18% per anno. Scusate. La replicazione è fisica, struttura legale ETF appunto, e sempre si parla di una strategia lunga, a lungo termine, questo perché investe su azioni. Viene negoziato in dollari e non ha la copertura valutaria. La volatilità è del 13,37% e, come dicevo prima, è nato, è stato lanciato il 30 maggio del 2014. Domicilio del fondo Irlanda, emittente iShares. Fa vedere i rendimenti, come vi ho detto, da gennaio il 3,36%, se guardiamo l'ultimo mese in realtà ha perso l'1,70%, tre mesi in positivo, comunque insomma è abbastanza altalenante. Vede un 2019 con un 20% di guadagno, un 2020 8,30, un 2021 7,30, un 2022 abbastanza negativo, ha perso il 14,16%. Quindi andiamo a vedere l'esposizione. Le prime 10 partecipazioni occupano il 20% del totale delle partecipazioni. Vediamo la TVN Semicont, 5,93%, la Samsung 3,40%, Tencent 3,28%, Alibaba 2,18%, Reliance Industries 1,18%, Meituan Dianping 0,94%, China Construction Bank 0,81% e ICC Bank 0,79%. Dopodiché Housing Development 0,74% e Infosys 0,70%. I paesi in cui investe questo fondo sono per il 23,57% Cina, 16,50% Taiwan, India 15%, Corea del Sud 12,87%, Brasile 5,08%, Arabia Saudita, Repubblica Sudafricana, Messico, Thailandia e altri. I settori in cui investe sono principalmente finanza informatica, dove vediamo un 19,60% per la prima e 19,23% per la seconda, beni voluttuari, telecomunicazione
materie prime, industria, beni di prima necessità, energia, salute e servizi di pubblica utilità e anche una parte in immobiliare. Vi consiglio di andare a vedere anche sui dettagli di GSTF la scheda informativa, perché vi dà altri dati. Diciamo che vi fa un resoconto un po' di quello che già vi ho detto, però vi dà anche altri dati. Tipo vi dà per esempio la frequenza distribuzione nessuna, in questo caso perché non ha distribuzione, però la frequenza del ribilanciamento è trimestrale, quindi ogni 3 mesi chi gestisce il fondo, quindi iShares, valutano come ribilanciare le partecipazioni nelle aziende sottostanti. Come abbiamo visto, le 10 principali posizioni sono quelle che vi ho elencato. Vi fa vedere i periodi relativi alle performance complessive a 12 mesi in dollari, i settori che ne abbiamo già visti e l'esposizione geografica. Dovrebbe esserci anche la parte, la parte in cui parla delle caratteristiche di sostenibilità. Fa vedere il rating che ha per quanto riguarda queste caratteristiche e in questo caso è BBB. Il punteggio di qualità 15,53% ed un punteggio di qualità MSCI ESG, che ricordo che va da 0 a 10, di 5,39. Detto questo, come ho già specificato, questo fondo, diciamo, va ad affiancarsi al tipico MSCI All World, quello l'SVDA, per appunto avere una copertura globale maggiore rispetto al primo, all'SVDA, che è sbilanciato soltanto sugli Stati Uniti, molto sbilanciato. Spero sia stato di vostro gradimento questo contenuto. Se volete analizzare altri degli ETF in particolare, vi chiedo di scriverlo sui commenti. E da Finanza Personale for Dummies è tutto, e dal prossimo passo verso una gestione consapevole del proprio denaro. A presto!